Vai in piscina interna. LDJ va al comando con allargo Miss Chip Fass. Insiste l'allieva di Dinardo, parcheggia My Little Boss. Freeway per la targata Fass, che è impiegata e al comando. Nelle prime posizioni Dexter B. Chiaramente lunga fila indiana, completamento dei 200 in 14.4. E ora respira un po' la leader e conduce liberamente sul rettilineo di fronte. Viene via la Melania che rifà in presta la penalità. 29.3 i 400 iniziali e cavalli dopo 500 metri di gara con la Melania che cerca l'aggancio della compagna di colori. 600 in 44.3, la Melania chiede strada. Gradatamente Freeway per questa targata SF in pole position sono le compagne di colori Melania e Miss Chip. 59.7 per lei, chiaramente molto molto ma molto meno, e ora il buon Infimo può far respirare la sua bella Saura. E ora tutti d'accordo, si va alla chiusura del primo chilometro. Il mio cronometro parla di 15.4 e cavalli che affrontano la penultima curva. Melania, Miss Chip si fa notare Hidalgo, che ha preso la via del largo, ma viene anticipato dalla Chip Chip di Gaetano Di Nardo. Guadagna di dentro LDJ e anche Dexter B. Penultimo rettilineo. Paletto dei 600 finali, frazione in 39.400 dal palo fino a di fronte, e ancora tranquillo in pole position sono Melania e Miss Chip Fast. Cavalli sulla curva finale, viene via impavido, ma è anticipato da Hidalgo che si affaccia. Completamento della curva finale, Melania, Miss Chip in pole position, viene via impavido, anticipato da Hidalgo, Melania un leggero vantaggio, cavalli in zona traguardo, ma il My Little Boss stampa, trova il varco giusto al momento giusto e brucia le due alleate, la gioia di Fettuccine, Pagli e Fieno. Ma ora intanto c'è l'auto. Cinque dieci dovrebbe essere il probabile arrivo, attenzione.